Delle immagini, devo parlare io che mi occupo di radio, del lavoro di radio, cioè di una cosa costituzionalmente priva di immagini, per piacere di libri, specialmente non, soprattutto non illustrati, cioè non riesco nemmeno tanto a leggere i libri illustrati. Detta di questa, come dire, parziale incompetenza o distanza, invece sono stato aiutato intanto da un carattere piano e piano nel senso limpido del libro, perché quel libro è anche, credo, un libro di testo, ma comunque è un libro che svolge una funzione appunto di introduzione, secondo il titolo della collana, a un tema che è appunto quello dell'industria dell'immagine del Novecento, e quindi ha il carattere anche di un libro di testo, un reference book, adesso non so come definirlo, qui c'è, e quindi c'è una grande, che questo aiuta anche il non competente, una grande capacità di rendere piano l'argomentazione, limpido il linguaggio, cioè una certa capacità sintetica, magari troverò se addirittura possiamo usare un'analisi stilistica del testo a documentare, insomma, i momenti in cui c'è questa capacità anche sintetica che aiuta molto il lettore, anche appunto il lettore non professionale, diciamo, e però è anche un testo critico, cioè un'analisi critica, ci sono alcune tesi anche forti, direi, che sostengono questa narrazione, questo racconto, questa costruzione, e dunque c'è anche un elemento analitico invece, insomma ci sono anche dal punto di vista proprio di come organizzare il libro dei momenti in cui questo racconto si scioglie in descrizioni più accurate, in analisi più ravvicinate di alcuni fenomeni. Questo è possibile grazie a tre, mi sembra, tre, una stratificazione, diciamo, di punti di vista o di linguaggi. C'è quello prevalente, o almeno quello più dichiarato o esibito persino nel titolo, diciamo, l'approccio economico-industriale, quello che appunto racconta il costituirsi dell'industria delle immagini o dell'immaginario, anche forse nel corso sostanzialmente del Novecento, 110 anni in più o meno, 100, no, certo, ormai sono 125, 120, insomma, più o meno. E questo appunto è il piano industriale, l'analisi tipo economico-industriale è appunto quella che più direttamente riguarda appunto il nodo del libro, quello appunto dichiarato nel titolo del costituirsi dell'industria delle immagini. Poi c'è un lato non tanto esibito ma molto importante, anche un po' caratteristico del libro appunto, che riguarda una delle sue tesi più di fondo, che potrebbe essere ampiamente discussa, anche se per la verità mi sembra abbastanza scontata, che è un tipo di approccio quasi geopolitico, in cui racconta il costituirsi della civiltà o dell'industria delle immagini come anche l'instaurarsi del dominio, dell'egemonia del secolo americano, dell'egemonia storico-simbolica, diciamo, economico-simbolica, è importante tenere insieme, secondo me, questi piani. Quindi il secondo piano, il secondo tipo di approccio, il secondo tipo di racconto, quello appunto attento anche alla determinazione, alla dimensione locale, al modo geografico quasi dell'affermarsi dei fenomeni, è appunto quello che racconta l'egemonia del secolo americano, cioè il suo costruirsi, la sua ascesa, a partire da una posizione non centrale all'inizio di questo processo, fino, questo lo vediamo magari, che è appunto uno dei punti su cui si può un po' discutere, fino al suo punto attualmente finale, che sembrerebbe non presentarsi come una compatta egemonia dell'industria dell'immaginario americana. Questo è il secondo approccio, quello geopolitico. Poi ce n'è uno di tipo storico-culturale, che insomma è più vicino anche un po' alle mie esperienze, se non proprio competenze, dove racconta, racconta l'instaurarsi, io uso della società dello spettacolo, forma che tu non usi, ma no, non usi, forse manco ti piace, immagino, piace più al tuo amico per il piacere. L'industria dello spettacolo, cioè, ed è la società dello spettacolo, cioè una formula in sé, diciamo, descrittiva, in realtà si fa riferimento in genere a elaborazione, tra l'altro apparsa 150 anni fa, cioè nel 1967, il libro di Guy Debord appunto sull'industria, sulla società dello spettacolo, uno dei testi fondamentali del cosiddetto situazionismo francese, che quindi del 68 francese, appunto apparve nel 1967, che è appunto un libro che, quasi parodiando il Capitale di Marx, inizia descrivendo il mondo come un enorme accumulo non di merci ma di immagini,
ma definisce l'immagine, definisce lo spettacolo non come una serie di immagini, ma come un rapporto sociale mediato dalle immagini. E qui mi sembra che, nonostante il rifiuto, l'è visto quanto, diciamo, orgoglioso di adoperare questa formula, naturalmente le immagini nella storia di Luca non hanno questa funzione di mediazione dei rapporti sociali, però hanno la funzione, sono collocati del tutto all'interno di quei rapporti sociali, in un rapporto, in una relazione che non si può definire dialettica, non mi sembra la formula giusta, che però è reciproca tra costruzione dell'immaginario e sviluppo dei rapporti sociali. Per questo, insomma, sapendo di violare un po' la sensibilità o la fede dell'autore, secondo me il libro racconta anche il costruirsi nel Novecento della cosiddetta società dello spettacolo. Lo lasceremo a Luca, insomma, ma sottolineare la differenza tra da questa formula, da quel libro, effettivamente è un libro meraviglioso, che credo ora venga ristampato, appunto, perché sono passati 50 anni. Questo racconto passa attraverso tre tappe fondamentali, appunto, come tripartita è, mi sembra, diciamo, la stratificazione, gli approcci che Luca usa in tre grandi momenti storici, anche organizzata questo racconto, cioè tre grandi mezzi di, diciamo, comunicazione, non è esattamente questo, che sono il cinema, la televisione e l'ecosistema digitale, che è quello cui sono dedicate le ultime parti del libro. Ecco, insomma, questa è un po' la sommaria descrizione, poi appunto il libro procede raccontando l'affermarsi dell'industria del cinema a partire appunto dalla perifericità iniziale americana. Per questo dico che dal punto di vista geopolitico c'è una parabola che non so se, come a me sembra, nell'ultima fase manifesta dei segnali diversi, non proprio discendenti ma critici, per considerare che il cinema non nacque in America, anzi nacque lontano da lì, non nacque nell'Europa, nemmeno anglosassone, cioè appunto nella Francia. Prima proiezione del 1895, ha una diffusione europea, lui è molto attento a sottolineare anche la presenza della produzione italiana nei primi anni della storia del cinema, fino a essere, diciamo, sussunta, diciamo, dall'industria dello spettacolo americana. E lì si comincia a vedere questi elementi, appunto, di metodo o critici di analisi che Luca usa e che secondo me sono molto interessanti. Come possiamo definirli? Definirli intanto in una dichiarata, più volte dichiarata, adesso potrei fare citazione, centralità del consumatore. Cioè, secondo Luca, tutto muove da una serie di trasformazioni nella natura dei consumatori, cioè di noi stessi, che determinano bisogni diversi. Ora, qui si vede come lui riesce a tenere insieme, usando le più pigre delle più pigre delle categorie, struttura e sovrastruttura, ma sostanzialmente non è che le cose nascono perché lo vuole la tecnologia, né nascono perché lo vuole l'industria dei contenuti, dei consumi, né nascono perché lo vuole chissà quale regia che sta dietro noi stessi e determina i nostri consumi. Nascono perché una serie di trasformazioni nella vita delle persone producono delle domande nuove. Naturalmente, se non ci fosse una tecnologia che risponda a queste domande non succederebbe nulla, ma questa tecnologia è per Luca necessitata. Usa addirittura proprio questa formula a volte. In un altro punto dice: il consumo spinge la tecnologia, non spinge la tecnologia a fornire risposte alla sua domanda. In altre storie non è così, in altre storie la tecnologia autonomamente, diciamo, propone, è in grado di offrire delle risposte e poi, nelle più paranoiche delle ricostruzioni, genera persino la domanda, no? Chiaro, genera persino la domanda che serve sostanzialmente a vendere la sua risposta. Questa concezione paranoica, per fortuna, assente da Luca Balestieri, che ha molte perversioni, ma non quella della paranoia, e quindi ogni volta, diciamo, ogni trasformazione genera questo processo, e lo genera all'interno del vecchio sistema, all'interno del cinema, all'interno della televisione, e poi vediamo cosa accade nel mondo digitale. Cioè, come se la spinta, la trasformazione nasce dentro un sistema di desideri, un sistema di bisogni che nascono in quel mondo, ma che lo superano già e dunque necessitano, rendono necessaria l'invenzione tecnologica che vi risponde, il linguaggio che vi risponde. Questo si vede benissimo nella prima parte, no? Il cinema, alla fine della storia del cinema, c'è una specie di insufficienza del cinema a rispondere al bisogno di immaginario che è cresciuto. Come crescono i bisogni di immaginario? Qui bisogna essere chiari, perché Luca non ha né il grigiore deterministico dell'analisi della struttura, ma non ha nemmeno il carattere impressionistico, euforico di quello che pensa che tutto nasce dai desideri.
che in virtù di questo malinteso detesti i situazionisti francesi, se ho capito la sua smorfia dopo, ma allora non dicono questo. Nasce dal fatto che ci sono delle trasformazioni di tipo materiale e psicologico per cui cambiano. Questo per me è molto importante ed è molto sottovalutato nella storia dei consumi culturali del Novecento, la storia dei mezzi di comunicazione di massa. Cioè, i mezzi di comunicazione di massa sono legati a delle trasformazioni che hanno a che fare con la sfera materiale, la sfera del tempo. Per esempio, quella del tempo, l'attenzione che fa al tema del tempo fino alla sua frammentazione, parcellizzazione oggi è decisivo, perché il piacere, il loisir, quello francese del loisir, cioè il tempo libero, cioè qualcosa che nasce a un certo punto nella storia umana. Il tempo libero nasce quando il tempo di lavoro viene definito, e anche limitato, ma almeno definito. Poi ogni definizione è una limitazione, quindi il tempo di lavoro nel corso dell'Ottocento, cioè dopo i primi anni violenti dell'espansione della società industriale, attraverso le lotte sindacali, l'organizzazione operaia, viene limitato, vengono firmati dei contratti che limitano il tempo di lavoro. Lì nasce il tempo libero, una scansione, perché quando il tempo era discontinuo, finché il tempo di lavoro non è una questione di quantità. Capite? Non è una questione che c'è più o meno tempo libero, è che finché il tempo di lavoro non viene scandito, quello accade ovviamente nel sistema industriale, ma dentro, diciamo, la trasformazione sindacale del sistema industriale, per cui il sistema industriale è costretto a limitare il suo tempo di lavoro, fino a lì non c'è tempo libero. Ripeto, non è che ce n'era pure di più prima di tempo libero, di tempo vuoto dal lavoro, ma non era tempo libero, il tempo libero nasce qua. E non è un caso se le nostre forme di spettacolo ancora portano il segno di questa divisione. Per esempio, uno dei principali, forse il principale spettacolo contemporaneo, il campionato di calcio, in Inghilterra si gioca il sabato perché nato 50 anni prima che in Italia, era stato costituito il campionato di calcio quando c'era già l'orario di lavoro di mezza giornata il sabato. Da noi questo non c'era nemmeno negli anni 50, e quindi da noi si giocava a calcio la domenica, e guardate che la Chiesa Cattolica fece una resistenza enorme a quest'idea che la domenica si giocasse a calcio, ben intuendo che sarebbe stato quello il rito sacro domenicale che avrebbe sostituito la messa, ma non ce l'ha fatta a spostare il calcio dalla domenica, perché era l'unico tempo libero a disposizione a livello di massa. Tutta l'industria del spettacolo si insediano su queste trasformazioni sociali e psicologiche, e diciamo il tema dei desideri, insomma, benché Luca resista, secondo me è decisivo nel determinare appunto poi la domanda quella domanda che secondo lui induce alla trasformazione del sistema di produzione dell'immaginario che c'era prima. Secondo me questo è molto interessante, perché riesce a tenere insieme l'elemento della tecnologia, naturalmente, e qui posso contribuire portando un esempio che tratto invece dalla storia della radio, cioè del mezzo senza immagini, per capire secondo me come funziona questa relazione. Nel caso che vi dirò si tratta del triangolo perfetto che genera l'innovazione e il consumo. Quando a metà degli anni 50 viene inventato il transistor è un sistema di conduzione, un semiconduttore che permette di economizzare il passaggio di energia, economizzarlo in senso sia fisico che economico. Prima le radio erano delle enormi, no, erano enormi perché dovevano contenere un sistema di valvole che erano delle cose di incandescenza, insomma, che permette. Quando inventano il transistor, a metà degli anni 50, credo che il Nobel per il transistor sia stato assegnato nel 57 più o meno, ma l'invenzione insomma un po' precedente, cioè permettono di concentrare sostanzialmente, diciamo, di rimpicciolire vertiginosamente quello che prima era un apparecchio, insomma, domestico come la radio, no? Cioè nel film 1941 Allarme Hollywood di Spielberg, che purtroppo il suo film non è riuscito, a un certo punto i giapponesi razzi, perché lavora sul quel film là, tratta della paura che gli americani hanno avuto per tutta la guerra di essere invasi dai giapponesi al lato del Pacifico. Non a caso il film è venuto in mente, perché qui c'è uno spostamento dall'Atlantico al Pacifico nelle ultime pagine del libro della bilancia del mondo. E nel film i giapponesi, si realizza questo incubo americano per cui i giapponesi razzano tutta la costa occidentale, portano via tutto quello che hanno trovato dentro questo sommergibile, alla fine arriva quello con la radio e non c'entra, dice bisognerà farla più piccola, prefigurando il fatto che la Honeywell è molto sottile, perché l'industria americana quando brevettò il transistor si spaventò perché avrebbe distrutto questo istruttivo, avrebbe distrutto l'industria della radio, quindi la Honeywell vendette il brevetto alla Sony, che è una poco nota industria giapponese
Quando però micronizzano la radio, quella è un'invenzione tecnologica straordinaria, cioè permette di trasformare un mezzo che prima era domestico, nel senso che stava al centro della casa, no? Era il mezzo che stava al centro della casa e quindi doveva essere generalista per forza, perché persino fisicamente doveva stare in un posto dove c'era tutta la famiglia, in una cosa che può stare, può avere ognuno, ma io perché devo avere la mia radio? Ecco, lì funziona miracolosamente il triangolo bisogno, perché negli stessi anni in cui si inventa, si brevetta il transistor, nasce il rock and roll, cioè nasce un genere musicale, no, non è solo un genere musicale, nasce una cultura che spacca le generazioni e personalizza nei limiti della differenza tra generazioni, diciamo non personalizza ma separa il pubblico, produce una stratificazione del pubblico che prima era molto omogenea. A quel punto io perché voglio la mia radio? Perché voglio la mia radio per sentire la mia musica, cioè c'è un contenuto, secondo me questo è il triangolo che funziona, in certi punti si vede anche qua, il triangolo è tecnologia, bisogno, tecnologia, contenuto, desiderio, cioè ogni tecnologia se non permette il manifestarsi di un contenuto che alimenta il mio desiderio e quindi agisce in quel modo che vi cite, spingendo la tecnologia, non ha successo, non abbiamo esempi di tecnologie che non hanno successo, il videotelefono, perché non ha mai avuto successo il videotelefono? Quello che da casa, che esiste da più di 30 anni come tecnologia, che dice appena sveglio mi faccio, perché non me voglio fare appena sveglio. Cioè una banale incapacità di percepire, lo sanno, infatti ora la Beghelli lo vende e lo pubblicizza solo per sorvegliare i propri genitori anziani che stanno da soli, no? Quindi insomma, non dico residuale perché numericamente ahimè, però è proprio interessante, però insomma dal punto di vista. Se non c'è desiderio, qui questa cosa si vede diciamo Luca introduce un elemento materiale con questo mio schema, che è quello che uso per spiegare questa cosa, è un po' assente, che l'elemento proprio delle trasformazioni materiali, ad esempio quella cosa che dicevo del tempo è decisivo, il tempo di lavoro durante tutto il Novecento prima si riduce, poi si frammenta, non a caso le nuove tecnologie, compresa la funzione per lui fondamentale del digitale, cioè l'anywhere, anytime, no? Ovunque, in qualunque momento, risponde esattamente al fatto che il nostro tempo libero non è più una scansione compatta alla fine della giornata e nemmeno è più un periodo alla fine della nostra vita, nelle due forme enormi che ha avuto il tempo libero come periodo libero, come tempo libero liberato dal lavoro nel corso della giornata e come tempo liberato dal lavoro nel corso della vita. Siccome tutte e due queste dimensioni sono frammentate, frantumate, non esistono più in continuo, ripeto, non è una questione di quantità o qualità, magari ne abbiamo di più o di meno, ma è frantumato. L'anywhere, anytime, cioè la funzione fondamentale delle tecnologie, che lui dice, vanno incontro al desiderio di avere disponibile il contenuto ovunque, in ogni luogo, in ogni momento, guarda caso, naturalmente non è un caso nella struttura di questo libro, l'idea di Luca, e ovviamente anche nella mia, guarda caso, risponde a una disponibilità o una, in questo caso veramente perversione, legata al fatto che abbiamo frammenti di tempo libero, abbiamo frammenti discontinui di lavoro e di conseguenza frammenti discontinui di tempo liberato dal lavoro. Questo insomma è l'elemento, mi sembra interessante, di questo libro, tenere insieme questi piani e mi viene da dire, evitando il rischio dell'analisi puramente strutturale e evitando il rischio dell'analisi solo, in realtà non li evita Luca, lui li corre tutte e due, cioè mi sembra che il tuo libro affronta, entra dentro tutti e due questi modi, non è che eviti l'analisi deterministica o eviti quella basata appunto solo sui bisogni in qualche modo mai, diciamo, non indotti del consumatore, li assumi tutte e due, perché solo entrando dentro tutte e due questi punti di vista, quello appunto che vede le trasformazioni come sempre determinate da qualcosa, necessità da qualcosa, è quello che, e qui è la parte insomma su cui mi fermerei, anche perché è quella su cui appunto solleverei qualche problema, non proprio qualche dubbio, perché funzioni questo meccanismo, che è un meccanismo progressivo, è un libro progressista questo, è un libro in cui non le cose vanno meglio, perché il progressista non è uno scemo che pensa che le cose vanno meglio, le cose vanno avanti, che è diverso. Però perché questo meccanismo sia sempre attivo o almeno continui, occorre, non vorrei usare la parola la libertà del consumatore, perché mi sembra che anche questa è una cosa che non usi, mi sembra che la parola libertà non c'è, perché non ti interessi, però come un po' la formazione della pubblica opinione, occorre una dimensione, qui io pensavo di entrare in un campo delicato, cioè perché mi dà fastidio quando si pensa che il consumatore funziona perché è indotto a fare qualcosa,
però occorre una qualche autonomia di questo bisogno di trasformazione, e questo che oggi è veramente in discussione e in un modo secondo me cruciale, proprio perché è massima la possibilità dell'autonomia individuale nella scelta dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, nell'uso dei mezzi di comunicazione che non sono più di massa, cioè la rete, per dirla proprio, e permette una capacità di consumo individuale come mai accaduto nella storia, appunto, almeno nella storia del periodo che Luca racconta, perché questo libro nasce in modo molto bello all'inizio, perché c'è una specie di coagulo dell'industria, non l'industria del divertimento, perché il divertimento non era un'industria, lo spazio promiscuo dell'intrattenimento, usa questa formula. Luca, è come se all'inizio di questa storia ci fosse lo spazio promiscuo dell'intrattenimento. Io mi immagino un mondo di racconti fatti fuori da mosteria, di circhi vaganti, di imbonitori che passavano, di cantanti di strada. Questo è lo spazio promiscuo dell'intrattenimento. Questo è, come si dice, il magma, il brodo primordiale. E poi c'è una specie di concentrazione, il Big Bang. Il Big Bang è il cinema, che è la prima industria del divertimento. Però all'inizio c'è tutta sta cosa ribollente, lo spazio, è la premodernità. Prima del Big Bang non c'era niente. Ho fatto inverso, viene prima il Big Bang e poi il brodo primordiale. Devo aver invertito le cassette del corso di astronomia che ho fatto. Comunque, vabbè, diciamo che così. Devo rimettere uscire. Però ecco qua invece, siccome in letteratura possiamo metterci qualunque libertà, c'è prima il brodo primordiale, il brodo. Insomma, c'è questo spazio promiscuo dell'intrattenimento, mi sembra una formula bellissima per definire quello che c'era prima. E poi c'è questa, diciamo, concentrazione industrialista del cinema. Ecco, perché questo sistema continua a funzionare, bisogna fare qualcosa, quel libro viene detto poco, forse perché non riguarda il libro, che è una qualche difesa degli spazi di libertà del consumatore, una qualche difesa degli spazi di autonomia individuale. Questo è particolarmente interessante, significativo, importante, perché di fatto la rete permette una gestione personale degli accessi, pensate proprio all'accesso al bene divertimento, al bene conoscenza, al bene musica, un accesso con una libertà che non c'è mai stata nella storia, cioè noi possiamo accedere a dei contenuti, io parlo di differenza di lui, a dei desideri, noi possiamo accedere in maniera che non è mai accaduta, anche nel corso dei momenti migliori di questo libro, anzi a lui interessa moltissimo, le strade attraverso le quali noi arrivavamo, noi avevamo bisogno di immaginario, un bisogno di sogno, lo dice a un certo punto, è molto bello, non è un problema di, è un problema di modelli culturali, di sogni, di miti, c'è tutte delle pagine molto belle sullo Star System, su come la costruzione dello Star System dentro la storia del cinema è stato un momento non solo puramente organizzativo, non solo legato, diciamo, al modo di lavorare degli studios, racconta come lo Star System produceva modelli organizzativi, però c'è una dimensione proprio di immaginario, di immaginazione. Ecco, lui è molto attento a studiare, descrive i modi in cui questi nostri bisogni sono stati in questo secolo mediati da qualche linguaggio, da qualche istituzione, da qualche industria, appunto. Ora siamo in una situazione in cui queste forme di mediazione sono, come sai, tutte di discussione, no? La disintermediazione è un modello culturale, diciamo, diffuso in tanti campi, dall'alimentazione al consumo di musica, no? Cosa succede adesso al consumatore? Nell'apparente libertà di accesso si gioca, secondo me, la cosa decisiva, perché una qualche quota di questa libertà è necessaria al progresso, è proprio quella che invece messa in discussione dallo scontro violentissimo che c'è tra la natura potenzialmente libera, proprio nel senso anarchica quasi, della rete e i progetti, oppure le modalità di costruzione di muri interni legate soprattutto ai progetti di Microsoft, Google, Amazon e Apple, no? Che sono dei grandi tentativi di recintare questo spazio costruito in questa maniera potenzialmente aperta, che è appunto la rete. Lì, se non esiste qualcosa che conservi l'autonomia, non c'è solo il valore per me, diciamo, moralmente superiore della libertà del consumatore, c'è a leggere il tuo libro anche un venir meno di quella funzione che la libertà o il bisogno o il costruirsi dei desideri via via più avanzati di consumo hanno avuto nel trasformare l'industria delle immagini. Per questo mi sembra che alla fine rimane il tema di come si costruisce oggi una politica
della rete, insomma, una politica dentro questa evoluzione del mezzo di comunicazione che salvi la funzione propulsiva che per tutto il secolo, mi sembra, per te abbia avuto il consumatore. Basta. Tocca a me, annichilito a questo punto, io invece dovendo fare il controcanto parto dall'opposto, per cui lettura impressionistica, attenta alla trama di fondo e soprattutto attenta all'economia, e poi si parte dal titolo. Stiamo parlando di un'industria, cioè stiamo parlando di un fenomeno economico che non vuol dire che è meglio o peggio dello spirito del tempo, dei movimenti culturali, del tipo di cognizione che si ha della propria esistenza. Stiamo parlando di un fenomeno economico, cioè stiamo parlando di una qualcosa che muove il lavoro e quindi la vita di migliaia e migliaia di persone per produrre un bene. Non lo so se nasce prima il desiderio o nasce prima la tecnologia. A me piace pensare che vadano abbastanza di pari passo, anche perché probabilmente noi chiamiamo tecnologia quelle risposte, diciamo, di innovazione tecnica che corrispondono a un desiderio. Quando non corrispondono a un desiderio sono invenzioni che non hanno che basta e non hanno mai avuto futuro perché a nessuno sono sentite. E trovo che il fatto che si parli di un'industria vuol dire che si parla necessariamente di un fenomeno di massa, perché quando un fenomeno non era di massa non c'era un'industria. L'industria si basa proprio su questo, hai bisogno di serialità, devi produrre qualche cosa per corrispondere a una domanda crescente, che poi ci siano dei meccanismi che autoalimentino domanda e offerta in un circolo vizioso, virtuoso, dipende dai punti di vista, questo è un altro discorso, però questo è un dato di fatto. Allora, cosa a me, devo dire, mi sono divertito molto a leggere questo libro. Mi sono divertito un po' perché me ne occupo per lavoro, io mi occupo fondamentalmente di economia e di economia, diciamo, dei media. Mi occupo di televisione, mi occupo di telecomunicazione, mi occupo di internet, scrivo un giornale, è per quello che lo faccio, non è una parte di perversione. Poi c'è anche la parte di perversione, che questa cosa mi piace persino, e va bene, questo è un altro discorso. E mi è piaciuto perché Luca ha svelato, ha fatto emergere delle trame nello sviluppo di questa industria nel corso di questi 120 anni, che non immaginavo, che non conoscevo. Mi ha fornito delle informazioni che mi hanno fatto capire il perché di molte cose di cui oggi noi vediamo fondamentalmente i risultati, per cui secondo me è un libro che mi ha arricchito leggendolo, perché ho potuto avere più strumenti per capire e inquadrare meglio delle cose, dei fenomeni di cui adesso in qualche modo ci dobbiamo occupare perché ci coinvolgono e ci travolgono qualche volta. Io purtroppo non ho la sistematicità di Marino, per cui vado un po' in ordine sparso. Le due cose fondamentalmente, visto che sto qua a parlare del perché questo libro mi è piaciuto, per cui voglio comunicare anche in modo così scoordinato e sgrammaticato la cosa. Ho trovato una grandissima attualità di questo libro rispetto alle polemiche di questi nostri tempi sul ritorno dei populismi, il ritorno dei nazionalismi. Questo libro è, in qualche modo può essere letto anche così, è una prova di come le risposte nazionalistiche e populistiche dell'Europa sono perdenti. E sono perdenti perché, ce lo racconta Luca, hanno già perso. L'industria del cinema, ricordava anche Marino, è un'industria che nasce in Europa, è un'industria europea. È un'industria che gli europei iniziano ad esportare negli Stati Uniti, dove non avevano all'inizio, proprio avevano soltanto sale distributive e un grande pubblico. Ma l'idea, la tecnologia e l'idea di sfruttare questa tecnologia delle immagini in movimento per far fare un salto di qualità alla narrazione per intrattenimento, perché di questo stiamo parlando fondamentalmente sì, del tempo libero, del famigerato tempo libero. E nasce in Europa, sono gli europei che creano i primi film, sono gli europei che creano quella narrazione che dai primi film, dai primi documentari, non so come si possono chiamare tecnicamente, dei Lumière, che erano fondamentalmente
una specie di sala delle meraviglie, cioè ti facevano vedere il treno che arrivava, lo sketch del giardiniere che gli scappa di mano il tubo dell'acqua e si fradicia, ed era una cosa così, tipo lanterna magica. Improvvisamente sono gli europei stessi che scoprono che possono portare la narrazione che fino a quel momento era stata confinata o nei libri o nelle sale con rappresentazioni dal vivo dentro questa strana roba fatta di pellicola. Gli americani la apprezzano e gli americani, negli Stati Uniti si crea la maggior quantità di domanda di film e loro a un certo punto, come qualsiasi impresa economica, si chiedono: va bene, ma perché noi, questi vengono qua, noi gli diamo i soldi perché noi cittadini e consumatori, ovviamente il termine, statunitensi, paghiamo il biglietto, e però i soldi vanno in Europa, più o meno all'inverso di quello che succede adesso con Google, Facebook e quant'altro. Cosa fanno? La tecnologia si importa, la imparano, iniziano a produrre, però gli europei erano ancora più bravi e continuano per un periodo di tempo a produrre film che hanno successo negli Stati Uniti. A un certo punto, come sempre succede nei fenomeni economici e culturali di consumo, si crea l'abitudine. Per cui magari prima che voi tutti quanti voi che usate computer Apple o telefonini iPhone vi convinciate che Apple non è sempre completamente affidabile, passerà del tempo, perché come si dice a Roma, fate il nome, fregatene. No, forse è napoletano, comunque è così. Allora, cosa fanno? Gli Stati Uniti reagiscono con il modo più classico di una superpotenza, siamo già ancora negli anni 10 del Novecento, e fanno quello che gli Stati Uniti hanno sempre fatto, protezionismo. Il signor Edison si inventa un suo modo di fare i buchi nelle pellicole, detto così è orribile, probabilmente è una cosa molto più raffinata, ma il senso è quello, decide con l'appoggio delle autorità e delle istituzioni economiche, delle lobby statunitensi, che quel modo di fare i buchi nelle pellicole per farle scorrere girate dai meccanismi della macchina, del proiettore, è un brevetto, e quindi gli europei non possono utilizzare quel tipo di pellicola senza violare il brevetto e pagare un sacco di soldi al signor Edison. Di fatto bloccano le importazioni americane, americane dall'Europa, e iniziano a creare una domanda crescente, visto che i film europei erano meno, per i film americani. E lì si compie il miracolo. A questo punto l'equilibrio economico si sposta, i soldi iniziano ad arrivare negli Stati Uniti, dove se si doveva produrre film bisognava produrli là, e quindi i capitali vanno là. L'Europa viene lasciata a secco e diventa sempre più marginale. E questo lo trovo, come, tra l'altro, perché il collegamento con i populismi e i nazionalisti, perché primo episodio della potenza economica statunitense e delle major che allora nascono, varie Fox, Warner, è quello di dire: va bene, dobbiamo produrre un sacco di roba, dobbiamo cercare di difendere il nostro mercato. Cosa fanno? Se quando vendono all'estero inventano una cosa, adesso non mi ricordo, Luca, se era stato già mutuato da qualche altro comparto economico, il book blocking. Cioè, comunque fanno una cosa che fanno praticamente da sempre tutti quelli che hanno potere contrattuale. Dicono: ti vuoi comprare la legge antitrust americana prevede esplicitamente l'eccezione per i mercati esteri, cioè ciò che era proibito di fare negli Stati Uniti era legittimo fare nei mercati esteri. Esatto, per cui come vedete Trump non inventa niente. Allora, come rispondono gli europei? Rispondono con le quote, cioè fanno praticamente qualcosa che è abbastanza simile a, funzionalmente, a quello che avevano fatto gli Stati Uniti. Però il problema è che gli Stati Uniti lo facevano sul mercato grande, gli europei lo facevano ognuno per conto suo, per cui alla fine le quote in Italia, le quote in Francia, le quote in Germania bloccavano soprattutto i film inglesi, francesi e tedeschi, cioè europei. Cioè la risposta europea scoordinata e presa individualmente ha impedito di creare una risposta, diciamo, continentale, europea, che potesse essere in grado di contrastare l'egemonia americana, che a quel punto era ancora uno stato nascente, ma che poi diventerà dilagante perché non ha avuto assolutamente nessun tipo di contrattare. E questo è un pezzo della storia.
Un altro episodio che a me è piaciuto molto, e trovato straordinario, è l'analisi che Luca fa della nascita dello Star System, che non è tanto un fenomeno di tipo culturale, però non nasce così, non nasce come divinizzazione delle star del cinema, nasce per una motivazione puramente funzionale, che è quella che grosso modo è la stessa che è alla base del successo dell'IKEA. Allora, non so se Luca passerà a questo paragone, però io lo trovo abbastanza convincente, non c'è nel libro, per cui mi assumo tutta la responsabilità. Dovevano produrre molti film, dovevano, come Luca spiega a un certo punto, il grande rischio del produrre un film è che tu intanto paghi e poi gli incassi arrivano nel tempo. Quindi, siccome i costi sono tutti all'inizio e gli incassi sono tutti alla fine, il problema è da risolvere come cercare di, da una parte, accorciare i tempi e dall'altra parte avere un minimo di sicurezza che quello che si fa possa avere un po' di successo. Lo Star System corrisponde a questo tipo di esigenza, cioè si prendono dei simboli significanti, e per cui dici: costruisco un film con questa star, quest'altro protagonista, questo tipo di ambientazione, il genere, per cui l'incrocio fra personaggi che più o meno tendono a rappresentare sempre un certo tipo, cioè attori che tendono a rappresentare quasi sempre lo stesso tipo di personaggio, e ambientazione, le ambientazioni di genere, fai sì che tu, lo spettatore, sappia già più o meno che cosa andrà a vedere. Rispondendo a un'esigenza che non ho assolutamente idea da dove provenga, che però mi pare di capire, visto che tutti noi consumiamo serie TV, chi più e chi meno, abbiamo tutti, perché quando, altrimenti, la serie TV da un punto di vista dell'arricchimento culturale è, diciamo, una specie di grado zero. Sappiamo tutti che cosa andremo a vedere. Qualsiasi serie noi ci vediamo, noi non la vediamo per sapere che storia ci raccontano di nuovo, la vediamo per vedere determinati personaggi che sappiamo già più o meno ognuno cosa farà, li vogliamo soltanto vedere all'opera in contesti diversi, e probabilmente siamo anche tranquillizzati dal fatto che sappiamo già che cosa succede dalle tipologie delle telenovelas sentimentali agli horror. Per cui, diciamo, la nascita del genere, la nascita quindi anche della serialità, perché lo Star System di fatto è una forma di serialità, credo che si possa dire questo, per questo mi veniva in mente l'IKEA. Cioè, ognuno si può costruire il suo palinsesto personale sapendo quale star andare a seguire, quale attore, quale genere, quale... Infatti, per caso, una cosa che notava Luca, perché il regista è un fenomeno fondamentalmente europeo e invece negli Stati Uniti abbiamo l'industria. Perché loro producevano serialmente, avevano necessità di produrre in grandi quantità, dovevano produrre decine e decine, probabilmente centinaia di pellicole per riempire le sale. E c'è un'altra cosa, e poi dopo dobbiamo parlare anche Luca come in risposta a tutto ciò, una cosa che mi ha colpito moltissimo come informazione che non conoscevo a proposito del tempo libero. Se non ricordo male, io non so quante, probabilmente anche gli Stati Uniti, gli americani andavano al cinema una volta a settimana, ma quando si andava al cinema ci si stava 4-5 ore dentro, ed era così che nascevano gli A-movie e i B-movie, no? Cioè si andava attratti da film di cassetta, da quello che oggi chiameremo il blockbuster, della star del momento, e poi si restava lì e si vedeva dei movie sicuramente, e poi magari subito prima un film di serie B, un altro film di serie B a costo molto più basso subito dopo, magari inframmezzato da quello che poteva essere qualche documentario naturalistico, forse nel cinema e quindi nei giornali. E c'era quindi un consumo, oggi quando parliamo vediamo che, diciamo, che il consumo medio di presenza davanti al televisore mi pare che sia sull'ora e mezza, quei due, sono 242 sì. Minuti. Allora stiamo parlando di 4 ore e 2 minuti in Italia. 4 ore? 242 minuti. Perché forse perché vengono contati tutti i pensionati che accendono la televisione alle 12. Tutti sapevano i pensionati, però. Ognuno contribuirà. Però magari. Comunque, allora evidentemente c'è una categoria di persone che riesce a consumare la stessa quantità di immagini e di narrazioni, perché allora, cioè, quando tu scrivi che ci stavano tra le 4 e le 6 ore al cinema, cioè, ce n'era un bel po' di tempo libero.
Per cui, questo dicevo, gli spunti ne ho visti moltissimi e poi la cosa finale, se mi permette di anticiparla, perché trovo che quando lui mi ha parlato di questo suo libro è partito dalla fine. E la fine è interessante, la fine è, se mi permetti di essere molto netto, è che Hollywood sta finendo e che la prossima Hollywood è Cina. E c'è anche la spiegazione del perché non è l'India. E per, il meccanismo è lo stesso, perché i capitali si stanno spostando in Cina, perché là ci sono 1,8 miliardi di persone che consumano e che hanno voglia di consumare prodotti loro, più o meno come gli americani 110 anni fa. E quindi in qualche modo alla fine di questo ciclo la storia si ripete e darà inizio probabilmente a un ciclo successivo. Credo che questa, tutta questa ultima osservazione è molto precisa. Perché se c'è una cosa che ho cercato di far emergere è una certa simmetria temporale tra ciò che è avvenuto esattamente 100 anni fa e ciò che sta cominciando ad avvenire. Poi questo è, credo che sia poi il cuore, no, del ragionamento che ho cercato di sviluppare. Noi abbiamo vissuto un secolo, esattamente un secolo, un secolo americano dell'audiovisivo, e ho cercato di individuare i meccanismi che lo hanno determinato. Ora, questi meccanismi, da un punto di vista economico, sono identificabili nella struttura dei costi del prodotto audiovisivo, perché questa struttura di costi del prodotto audiovisivo, gli economisti le definiscono come prevalenza dei sunk cost, cioè dei costi irrecuperabili. Quando realizzo un film o una serie televisiva, io realizzo un prototipo che mi richiede lì la gran parte degli investimenti. E riprodurre questo prototipo, nel caso del film, prima in pellicola e poi in file digitali, mi costa sostanzialmente poco o niente se il digitale, questa struttura dei costi condiziona tutta l'evoluzione dell'industria. Determina per esempio che la competizione avviene attraverso l'aumento del costo medio unitario del prodotto, l'escalation del costo unitario del film nel tutto il Novecento e ancora oggi è una tendenza lineare, costante, e che determina, scandisce gli sviluppi di questa industria, la sua concentrazione, eccetera, eccetera. Adesso non entro nel merito perché sennò poi nessuno legge il libro di questi meccanismi, ma l'essenziale è uscire da un'interpretazione secondo la quale questo secolo di egemonia americana, dell'industria americana, è qualcosa di casuale. Per esempio dovuto al fatto che ci sono delle tesi di alcuni storici dell'economia del cinema che dicono beh, è arrivata la prima guerra mondiale, l'Europa è stata distrutta dalla prima guerra mondiale, era evidente che il baricentro industriale si dovesse spostare dall'altra parte. Ecco, io credo che non sia così, perché questa è una lettura che ci impedisce di capire tutta la storia del Novecento e anche ciò che sta succedendo adesso. In realtà ci sono dei meccanismi economici propri di questa industria dell'audiovisivo che già agivano prima della prima guerra mondiale e che hanno determinato una certa natura della competizione e dei certi fenomeni di concentrazione e di dinamica sul mercato di questa industria. Ecco, ciò che sta succedendo adesso non all'esaurirsi, al cambiarsi delle forme di questo al cambiarsi delle forme di questa egemonia americana industriale, è che processi simili si stanno verificando in Asia orientale e più propriamente in Cina, ma non solo in Cina, anche in Corea, eccetera. Cioè, noi abbiamo noi in questo momento abbiamo l'emergere di un mercato, un nuovo baricentro del mercato dell'audiovisivo che si sta spostando verso l'Asia. Nel 2019
il mercato, il box office, il mercato del cinema in Cina varrà più del mercato degli Stati Uniti in termini di dollari. È evidente che questo elemento meramente quantitativo, sommato ad un aspetto qualitativo che è la struttura del consumo del cinema in Cina, perché qual è il problema dell'Europa? Il problema dell'Europa è che in Europa si guardano i film americani. Il mercato del cinema europeo è in mano all'industria degli Stati Uniti, cosa che non avviene in Asia. In Asia il mercato è ancora dominato dal prodotto nazionale. Per protezionismo, in parte, ma sostanzialmente per la dimensione culturale di questo prodotto. Ecco, ciò che sta succedendo oggi è che si passa da un mondo unipolare ad un mondo multipolare in termini di organizzazione dell'industria dell'audiovisivo, perché alle spalle di questo c'è sostanzialmente un mondo che è multipolare dal punto di vista della cultura e multipolare dal punto di vista delle dinamiche identitarie. Noi in questo secolo americano, noi come europei, tutto sommato ci siamo vissuti bene, a parte negli anni 20, 30 e poi negli anni 60 delle reazioni, uso la parola reazione non a caso, parte della cultura europea si è ribellata all'idea che modernizzazione e americanismo si identificasse, ma poi non ha saputo andare al di là della mera reazione negativa a questo fatto. E tutto sommato ci siamo trovati bene dentro a questa identificazione tra modernità e americanismo, no? Per una ragione, come dire, fondamentale, perché l'americanismo, quello che chiamiamo l'americanismo in realtà, è la capacità della cultura americana di accogliere, selezionare, metabolizzare, trasformare ciò che dall'Europa veniva. Hollywood si è affermata come grande distretto dell'audiovisivo e della cultura di massa mondiale, e poi la televisione ha trovato il suo baricentro sempre nelle industrie americane, ma perché quel linguaggio, quel prodotto era un prodotto che gli europei non potevano trovare distante, non potevano trovare diverso, troppo diverso da loro, perché il noir americano degli anni 40 nasce sì dalla cultura, dai giornali di massa, da Chandler, dai romanzi di Chandler o di Hammett, no? Ma nasce dal linguaggio dell'espressionismo tedesco. Quando Fritz Lang scappa dal nazismo, va a Hollywood e fa un film con Spencer Tracy. Hitchcock, che ovviamente è un regista inglese, si afferma in Inghilterra, poi non trova gli spazi, perché il cinema inglese è già dagli anni 30 e 40 una succursale del cinema americano. Hitchcock va negli Stati Uniti e porta la sua esperienza. Hitchcock porta la psicanalisi nell'industria del cinema, no? Porta una dimensione europea, una sensibilità europea. E questo processo di assimilazione, in termini economici, è un processo di innovazione del prodotto. Hollywood gestisce una lunga curva di innovazione del prodotto, solo che poiché il prodotto è l'audiovisivo, gestisce contemporaneamente anche una lunga fase di trasformazione della cultura di massa, che l'Europa, ripeto, non può sentire distante. Oggi ciò che sta succedendo è qualcosa di che come europei dovrebbe farci riflettere, non preoccupare, ma riflettere, e per poi reagire in senso costruttivo. Perché oggi ciò che sta avvenendo, proprio per quelle ragioni economiche che dicevo prima, è una sorta di rovesciamento, no? Dall'asse dell'Atlantico che esiste, è consolidato e che non verrà scalfito. L'Europa non sta dimostrando nessuna capacità di darsi una propria industria autonoma, non esiste una major europea,
ma non esiste uno star system europeo, a parte gli specialisti che magari vai per la strada e non chiedi, nessuno ti sa rispondere i nomi di 5 attori tedeschi o di 3 registi francesi, no? A parte quelli storici degli anni 60. Cioè non esiste uno star system, uno star system europeo, un'industria europea, un mercato, davvero un mercato unico dell'Europa, non esiste la capacità di... e quindi l'Europa sta ancora, il box office europeo è per 2/3 in mano ai film americani, perfino i paesi più nazionalisti come la Francia non raggiungono il 40-45% di box office per i film nazionali. Ecco, ciò che sta succedendo nel passaggio all'asse del Pacifico è che Hollywood sta ripetendo, sta avviando la stessa tentando la stessa operazione dall'altra parte, ma con un interlocutore profondamente diverso, per due ragioni. La prima è quella che dicevo prima, perché è vero che il mercato cinese sta diventando il primo mercato per il cinema nel mondo, ma in quel mercato, le risorse di quel mercato vanno all'industria nazionale, perché i cinesi si vanno a vedere sì Star Wars, si vanno a vedere i Transformers, i grandi, ma si vanno a vedere i film cinesi. Che riescono a essere competitivi, e questo provoca, concentra risorse, sta facendo nascere una... Sapete chi investe nel cinema in Cina? I grandi player digitali, Baidu, Tencent, Alibaba. Sono loro che stanno guidando un grosso flusso di investimenti, perché sanno che il loro consumatore, che è nativo digitale, il consumatore cinese... di 30 anni nelle grandi metropoli, è un consumatore nativo digitale, avanzatissimo dal punto di vista della fisionomia dei consumi. E i grandi player digitali sanno benissimo che questo ha bisogno di intrattenimento, ha bisogno di immaginario, ha bisogno di audiovisivo, e quindi investono, e hanno portafogli enormi ovviamente, perché sono dei giganti a livello di Amazon, e questi investono nell'audiovisivo, cinema e serie televisive. E quindi mentre il mercato europeo, quando si espande, manda soldi a Hollywood, il mercato cinese, quando si espande, manda soldi alla propria industria audiovisiva. Questo è fondamentale. Il secondo elemento per cui non sarà possibile a Hollywood ripetere la stessa operazione di assimilazione, di metabolizzazione che ha fatto nel Novecento nei confronti dell'Europa, sta il fatto proprio che c'è una diversità culturale non consumabile, non erodibile, non so come dire, ed è quella che spinge i cinesi a cercare il buon film cinese accanto al buon film, perché questo è questo enorme ceto medio di giovani digitalizzati, dativi digitali, eccetera, si vuole modernizzare, è attento, ma la cosa interessante è che questa modernizzazione, per esempio, avviene attraverso uno smodato consumo di prodotti audiovisivi coreani della Corea del Sud, perché la Corea da 50 anni ha già assimilato, si è già intrecciata con i modelli della cultura americana, e quindi è una forma di modernizzazione, e però è culturalmente più vicina a quell'universo, a quella sintesi di confucianesimo, taoismo e buddismo, che tutto sommato è il sostrato, nonostante Mao Zedong, è il sostrato vero della cultura cinese. Quindi questi due elementi, cioè sono elementi economici, strutturali ed elementi di diversità culturale che fanno sì che probabilmente Hollywood non potrà ripetere la stessa operazione fatta nel Novecento. Il XXI secolo sarà il secolo del Pacifico, avrà caratteristiche diverse da quello atlantico, perché quello dell'Atlantico era, come dire, la ricomposizione di identità sufficientemente vicine. Il secolo del Pacifico è davvero l'incontro di identità diverse. E qui la storia dell'audiovisivo si va a sovrapporre con riflessioni di carattere più generale, ovviamente. Andiamo verso un mondo multipolare? Quali sono le dinamiche
fondamentali di questo passaggio. Conta più la discontinuità generazionale, le tesi che andavano di moda qualche anno fa sulla californizzazione del mondo, eccetera, o la McDonaldizzazione ovviamente nella sua versione negativa, no? del mondo, oppure il clash, lo scontro di civiltà alla Huffington ancora ci può dire qualcosa, certo non in termini di scontro, ma in termini di gestione delle diversità. Ciò che succede nell'industria audiovisiva, poiché è un aspetto di ciò che succede nelle dinamiche della cultura di massa, ci rimandano immediatamente a questi grandi temi. Un'ultima osservazione, non è vero che non ci sono i desideri, non è vero che non ci sono i desideri. Non c'è quell'interpretazione che adesso non abbiamo tempo, ma non c'è quell'interpretazione situazionista, diciamo. Però i desideri ci sono perché il consumatore che è la macchina, il motore, ciò che mette in moto, ciò che fa emergere i limiti delle tecnologie, i limiti dei prodotti, i limiti dell'assetto produttivo esistente, in realtà nel Novecento è un consumatore che ha un'evoluzione non meramente quantitativa, no? E ce n'è solo un problema che nasce il cinema perché l'industria dell'intrattenimento dal vivo non produceva quantitativamente, non è solo quello. Come la televisione non nasce solo perché quantitativamente il cinema non produceva sufficienti ore, ma è un elemento di mutazione qualitativa della dimensione del consumo. Ricordavi nelle pagine finali il anytime, everywhere, any device, cioè è il punto finale di un processo che nasce a fine Ottocento, che attraversa tutto il XX secolo, di esplosione della libertà del consumatore, che poi la parola consumatore è misleading, la usiamo perché quella è la parte, no, nella descrizione economica che ci serve per individuare questo processo. Ma mi pare a un certo punto di averlo appena accennato, insomma, il Novecento noi spesso lo vediamo come un secolo di catastrofi, no? Un secolo di ferro, usando un termine che era applicato a un altro periodo storico. Però in questo secolo di ferro è anche il secolo dell'emersione, dell'affermazione di un principio di libertà, o se vogliamo di un principio di piacere, perché la rottura del tempo di lavoro, cioè la fuoriuscita da una costruzione del tempo di lavoro, è l'affermazione di un tempo libero che è ora frammentato, attraversato da dinamiche di ricerca identitaria molto, molto nevrotiche, molto, molto forti. È come se attraverso tutto il Novecento emergesse, la rozzezza della dicotomia freudiana, ma è come se al principio della realtà il Novecento affermasse il diritto a un principio del piacere. Cioè, e se ricordate come Freud definisce il principio del piacere, è innanzitutto la incapacità, non volontà di sottostare allo spostamento temporale della soddisfazione. Ora, negli Stati Uniti, ma sta diventando una pratica mainstream ovunque, quando Netflix pubblica le 13 ore di una nuova serie che sto attendendo, e c'è chi si chiude dal sabato alla domenica col popcorn, la damigiana di Coca-Cola, e fa il binge viewing, no? Cioè che il binge viewing è la pratica per cui io mi vedo 13 ore di tutte assieme, perché non voglio aspettare, non posso aspettare. Io trovo nell'industria dell'immaginario,
quindi della soddisfazione dei desideri, e trovo la possibilità di rinunciare al principio della realtà, di accettare la logica del principio del piacere. Io non accetto il differimento del godimento. Allora, se il Novecento è l'emersione, l'emergenza di questa macchina desiderante che mi dice io voglio affermare il mio diritto al godimento immediato e non differito, beh, eccolo. Certo, dice, ti vedi la serie su Netflix, è il modo in cui in questo momento il consumatore, tra virgolette, cioè l'individuo che pratica il consumo di beni culturali, il consumo di prodotti audiovisivi, afferma, ha gli strumenti per affermare, bene, io mi voglio gestire il mio godimento nei tempi e nei modi che voglio. E questo è un fenomeno qualitativo. Cioè, che nasce ovviamente lontano, nasce a fine Ottocento, no? Questa affermazione. D'altra parte ci sono delle pagine bellissime di come a fine Ottocento l'introduzione degli sport, della cultura del corpo, del ciclismo, le forme di riappropriazione della fisicità si accompagnano a queste trasformazioni delle modalità di fruizione dell'intrattenimento, della comunicazione, dello spettacolo. C'è un processo di liberazione, c'è un processo di liberazione del consumo, ma attraverso il consumo del desiderio. Poi naturalmente si apre tutta la pagina del quanto il consumo è condizionato, eccetera, ma come dire, non perdiamo di vista questo fatto. Il Novecento e il XXI secolo possono essere letti anche come un grande processo di emancipazione dalle costrizioni del desiderio. In questo senso il desiderio c'è. Il desiderio c'è. È un difetto di gioventù. Chiudiamo qua.